Molti di questi progetti sono disposti all'interno dell'area orientale, vale a dire Barra, Ponticelli, San Giovanni, ma anche Chiaiano, anche Piscinola, anche Marianella, tante aree della città, sostanzialmente tutto il territorio comunale. Abbiamo alcuni all'interno anche del Parco delle Colline Metropolitane, con il quale ci predisponiamo a fare a firmare a breve anche un protocollo. È un'occasione importantissima per la città, per tutto il territorio comunale. Abbiamo voluto presentare oggi questo rapporto per mostrare quanto si è lavorato e quanto alle volte anche, ecco, quanto si è aperto al privato e quanto alle volte anche, certo, si scontano dei tempi lunghi, quanto però anche col privato noi siamo in attesa adesso affinché il privato realizzi le opere che sono state proposte e che il Comune ha approvato. Oltre 4 milioni di metri quadrati di aree interessate da più di 400 milioni di euro di investimenti di privati sotto la regia della parte pubblica, che ha portato avanti anche tutti i livelli di approvazione necessari per dare il via ai piani urbanistici attuativi. Sono 23 quelli già approvati, 4 in corso di approvazione ed altri 11 in fase istruttoria. Sono i progetti con cui l'amministrazione pubblica e i privati danno attuazione al piano regolatore generale e danno particolare rilevanza sulle aree urbanisticamente complesse che richiedono interventi articolati di riqualificazione. I risultati di questo lavoro sono stati presentati oggi dall'amministrazione, un elenco che prevede interventi in tutto il territorio cittadino, con una stretta sinergia di risorse ed impegni fra pubblico e privato. Io credo che gli imprenditori di questa città dovrebbero essere, come la maggior parte lo sono, interessati soprattutto a una città che mette in moto l'economia, che crea un rapporto corretto tra pubblico e privato, in questo caso che sblocca con un lavoro immane i PUA. Quindi così come noi abbiamo ascoltato anche parole, io ricordo quando noi ci insediammo, di giusta critica, chiaramente all'amministrazione uscente perché ci eravamo appena insediati, sul fatto che i PUA erano bloccati, che i PUA non si muoveva, cioè noi abbiamo fatto uno sblocco da questo punto di vista che mette in condizioni le imprese, le associazioni, i professionisti, cioè di contribuire al rilancio e alla riqualifica della città, di mettere in moto economia, di investire. Quindi insomma io non posso che essere persuaso del fatto che anche coloro che erano all'epoca molto critici oggi non possano che sostenere fortemente l'operato, diciamo, che è stato fatto dall'amministrazione comunale da questo punto di vista. A noi interessa molto lavorare perché ci possano essere imprenditori onesti, competenti, bravi e seri che investano nella nostra città. Abbiamo cercato di creare un rapporto in questi 5 anni corretto col mondo del privato. Qui non è affatto vero che questa amministrazione è nemica del privato, questa amministrazione è nemica della privatizzazione dei servizi costituzionali e dei servizi pubblici, è un'altra cosa. E siamo nemici delle commistioni forti come quella che anche recentemente si è vista su Bagnoli, e quindi insomma ci auguriamo che questa cosa, questo lavoro venga apprezzato. Siamo certi, perché ne abbiamo incontrati tantissimi in questi mesi e in questi anni, che tantissimi imprenditori della nostra città apprezzano questo lavoro in difesa del territorio con un'architettura diversa.